Buonasera a tutti, oggi voglio parlarvi di una macchina fotografica compatta che secondo me è un oggetto da collezione. È la Pentax PC35 Autofocus 1982-1983. Questa qua è stata la prima Pentax Autofocus, quindi la prima fotocamera compatta prodotta dalla Pentax Autofocus. In realtà, guardando i vecchi numeri dell'almanacco di fotografare, non ho trovato prima di questa altre compatte della Pentax, ovviamente non autofocus, non le ho trovate. E questo mi fa pensare che questa è stata proprio, ma posso sbagliare, la prima compatta della Pentax. Quindi, se è già la prima compatta della Pentax autofocus, già questo la fa diventare un oggetto da collezione, perché la Pentax, sapete, è una delle case fotografiche importanti che c'erano prima. Se poi addirittura è la prima compatta della Pentax, allora diviene ancora di più un oggetto da collezione. Questo qua. Ma c'è anche dell'altro. Questa macchina non è solo la prima, sicuramente la prima compatta Pentax Autofocus, ma è anche bella. Cioè, si vede che i disegnatori, i designer della Pentax sono sforzati di fare un oggetto particolare. Infatti, non lo so, mi sembra una piccola opera di arte moderna, di design moderno. Tutte queste spigolosità con questo blow che è necessario sia per il mirino sia per l'autofocus. Poi vedete, nera con gli inserti rossi. Rossi sono pure i numeri che si trovate per il contafotogramma. L'uso è semplicissimo, è una programmata autofocus. Basta aprire, vedete, e scattare la fotografia. Fortunatamente non ha il motore, sennò già si sarebbe rotta. Sentite che la macchina fa un beep. Sentite? Il beep vuol dire che la luce è poca. E quando è così, volendo, perché vedremo i tempi di scatto, si può attivare il flash che c'è il suo pulsante rosso e sta qua sotto. Questa è la spia di punto flash. Quando si accende questa lucina, vuol dire che si può scattare la fotografia con il flash. Bella, no? È proprio bella questa macchina. Qui c'è il correttore dell'esposizione. Qua si regola la sensibilità che va da 25 ISO a 400 ISO. Qui si inseriscono le due pilette da 1,5 V, due pile ministilo. Ma insomma, è davvero carina, davvero mi piace molto. Qua c'è il cinghietto e ha un certo costo su internet questo apparecchio. Qui c'è l'autoscatto. Questo modello in particolare, però, ha una particolarità. La particolarità sta nel fatto che a questa a me me l'hanno regalata, non l'ho pagata un centesimo. Come mai non l'ho pagato un centesimo questo bel apparecchio della Pentax? Il motivo c'è. Avevo comprato un obiettivo e mi hanno regalato pure questa, ma non nelle condizioni che vedete adesso, perché la macchina, tutta questa parte del dorso era completamente arrugginita. C'era un mare di ruggine, il che vuol dire che questo sportellino alla chiusura del dorso, invece di farlo di legno come normalmente lo fanno, l'hanno fatto di ferro. E questa, sinceramente, non è stata una cosa buona. Come se non bastassero, le due pile ministilo stavano dentro, avevano fatto acido. Quindi perciò me l'hanno regalata. Ma io ho accettato la sfida. Con la smerigliatrice, con la carta vetrata, scusate, ho tolto tutta la ruggine che stava qua e ho fatto uscire il metallo fuori. L'ho coperto con questo nastro adesivo telato. Sono riuscito a togliere le due ministilo mettendoci dentro il disossidante secco per contatti. E nell'operazione di togliere le pile è saltato pure un pezzo di plastica che ho incollato con l'Artec e incredibilmente la macchina fotografica ha ripreso a funzionare. All'inizio l'autofocus non andava bene, ma pulendo queste due che sono le due cellule per così dire dell'autofocus, la macchina ha ripreso tranquillamente a funzionare. Quindi è un bell'oggetto da collezione, ma che è stato frutto anche del mio duro lavoro di restauro. Quindi era una macchina apparentemente proprio da buttare. Quindi una Pentax arrugginita che ha ripreso a funzionare. Ora però voglio fare una cosa ancora più eccezionale. Come sapete io cito sempre i numeri di fotografare, tutti i fotografi, reflex e anche altri. Questa volta voglio citare me stesso. Eh già. Perché io di questa Pentax ne ho parlato nel mio numero del giornalino venuto dal passato, esattamente nel numero di gennaio. Ora, poiché
questo è un vecchio numero, ne posso parlare adesso di questa Pentax, dove l'ho provata e ho scoperto pure altre cose. Quali sono le cose che ho scoperto? A parte che qua faccio riferimento al fatto che la macchina era completamente arrugginita, anzi tutto il dorso era arrugginito, prima di tutto i tempi di scatto. I tempi di scatto vanno da un ottavo di secondo a un 430esimo di secondo, il che sinceramente non è assolutamente male. L'autofocus. L'autofocus è primitivo, perché ha solo tre punti di messa a fuoco. Un metro, tre metri, infinito. E si vede l'omino mezzo busto, i due omini e la montagnella nel mirino. A dire il vero, nel libretto di istruzioni che ho riportato sul mio manualino, sul mio giornalino, dice che dove ci sono i due omini sarebbe un metro e mezzo, ma mi sembra strano, perché quelli dovrebbero essere 3 metri in realtà, non un metro e mezzo. Comunque, io ho riportato l'indicazione del libretto di istruzioni. Altra cosa, l'obiettivo. L'obiettivo è un obiettivo a 5 lenti. Quindi, già dal numero di lenti, anche se non è questo un elemento determinante, si fa capire che è una buona ottica. Poi, qua ci sono anche le fotografie. Altra cosa, sono andato un po' a scartabellare i vecchi numeri della macchina di fotografare nel 1983 per sapere quanto costava nel 1983 questa Pentax. E nel 1983 non costava sicuramente poco, perché costava 250.000 lire. Ora però c'è un punto, perché per 250.000 lire del 1983 io potevo prendere questo. E con tutto il rispetto per la Pentax, la XA è completamente un'altra cosa. Da tutti i punti di vista, obiettivo, prestazioni, possibilità di intervenire, questa c'è la priorità di diaframma e questa praticamente è una programmata, questa c'è il telemetro, quindi non mi devo affidare solo sui tre punti di messa a fuoco dell'autofocus. Nel 1983 io mi ricordo in realtà comprai questa. E non presi assolutamente in considerazione questa Pentax. Però in realtà nel 1983 questa Pentax, che costava quanto l'Olympus XA, aveva il suo perché. Perché l'Olympus XA comunque era per esperti. C'è poco da fare. Cioè, questa la puoi usare solo se sei esperto. Questa qui, no. È una macchina che faceva sostanzialmente tutto lei. Per le fotografie, beh, qua le ho riportate. E sinceramente le fotografie che ha fatto questa Pentax, come potete vedere, mi sono piaciute molto. Quindi sicuramente è un'ottima macchina fotografica, e che in fondo che nel 1983 costava tanto, valeva per il 1983. Quindi se eventualmente vi capita, il mio consiglio è di non farvela sfuggire. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.